Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Sono qui in bagno come potete vedere e oggi voglio andare a riorganizzarlo completamente in quanto mi sono resa conto che negli ultimi mesi si era creato un po' di caos. Un po' perché comunque il mobile non è grandissimo, abbiamo semplicemente due cassettoni che non sono enormi, quindi non ci stanno tantissime cose. E utilizzando uno di questi due cassetti soltanto per i prodotti per pulire il bagno, l'altro cassettone era praticamente pieno di cose, c'era una gran confusione e si era creato un po' di caos anche sopra il mobiletto perché gran parte delle cose che utilizzavo, ad esempio per fare la skincare, erano tutte buttate all'interno di una cesta. E mi sembrava un po' incasinata la cosa, quindi sono andata a togliere tutto. Questo l'ho fatto nel video delle pulizie del bagno, che se non avete visto vi lascio qui nelle schede. Ne ho approfittato visto che volevo pulirlo per bene e quindi ho tolto tutto e oggi andiamo a riorganizzarlo meglio. Quindi non mi perdo più in chiacchiere e iniziamo a sistemare tutto il bagno. La prima cosa che sono andata a fare è stato svuotare tutte le varie ceste contenitori con all'interno la qualunque, perché ormai c'era dentro davvero qualsiasi cosa. Negli ultimi mesi, come vi dicevo prima, siamo stati un po' disordinati, non sono stata molto attenta a tenere in ordine il cassetto del bagno, quindi si era creata un po' troppa confusione. Quindi ho selezionato le cose che volevo tenere in questa cesta, poi comunque nel dettaglio vi spiego bene le scelte che ho fatto. Comunque ho separato ad esempio i profumi e poi sono andata a recuperare, come avete visto adesso, tutte le altre ceste e contenitori, perché sapete, a me piace organizzare i cassetti con delle ceste contenitori, piccoli scomparti, insomma, che vanno a dividere, quindi organizzare meglio il cassetto, che sia del bagno, della camera da letto, insomma, di qualsiasi cosa. E quindi insomma ho continuato questo lavoro. In realtà è stato anche un lavoro molto veloce perché in mezz'oretta neanche ho fatto tutto. Dovrei farlo più spesso perché poi con il tempo si accumulano le cose. E va a finire che poi si crea il disordine, anche se in realtà per non farlo basta semplicemente andare a rimettere al proprio posto le cose che si sono prese. Infatti questa è una cosa che sto cercando di fare per qualsiasi cosa che abbiamo in casa, perché soltanto in questo modo la casa resta in ordine e ben organizzata. Una volta che ho finito di dividere per bene tutto quanto, sono andata a organizzare le cose nei cassetti. Sono partita in questo primo cassetto dove ho messo la prima cesta con diversi prodotti, poi ho messo questi due contenitori che ho preso da IKEA dove ho diviso un po' di cose, alcune liste, alcuni prodotti che invece erano già aperti, quindi da terminare, e trovo che così sia sicuramente più organizzato. Tra l'altro, perdonatemi se magari sentite la voce un pochettino rauca, ma sono leggermente influenzata. Tra l'altro mi viene anche da tossire, ma mi sto trattenendo molto. Comunque poi sono passata al cassetto accanto dove ho messo, come vedete, tutti gli asciugamani di scorta per il bagno e poi la carta igienica perché facciamo sempre scorta, però non so dove tenerla, quindi la metto qui anche se mi rendo conto che effettivamente occupa davvero molto spazio. Sono andata ad inserire anche due piccoli divisori in bambù che inizialmente avevo preso per la cucina, però poi questi più piccoli li ho utilizzati per il bagno, dove ho diviso per bene le spugne e qualche prodottino spazzola per pulire la doccia. Poi sono passata al piano del bagno dove ho deciso di organizzare meglio i miei prodotti di skincare che erano un po' sparsi per il bagno. Ho selezionato le cose che effettivamente utilizzo tutti i giorni, proprio l'essenziale, e sono molto soddisfatta del risultato che ho ottenuto. Poi ovviamente non poteva mancare il mio amatissimo vaso azzurro, da quando l'ho acquistato è praticamente sempre in bagno perché mi piace molto come ci sta. E poi ho finito di sistemare gli ultimi prodotti che erano rimasti in giro all'interno di questo contenitore che tra l'altro trovo davvero bellissimo.
Fatto questo, sono andata ad aggiungere l'ultima chicca, l'ultimo acquisto, anche questo, inutile dirlo, mi fa impazzire. Ed eccolo qui il bagno riorganizzato. Adesso vi faccio un tour veloce delle modifiche che ho fatto e poi vi mostro i cassetti come li ho riorganizzati. La prima grande modifica che ho fatto è stata quella di tenere il mobile più pulito, quindi con meno cose in giro. Prima avevamo un contenitore molto grande qui, dove all'interno ormai c'era la qualunque e esteticamente non mi piaceva. Quindi su West Wing, appena ho visto questi contenitori, li ho subito presi, pensandoli proprio per il bagno, in quanto questi colori trovo che si abbinino perfettamente con il vaso. Poi vabbè, gli asciugamani non sempre sono questi, perché ovviamente vado a cambiarli, però di solito comunque colori neutri come il bianco, il color tortora, quindi comunque ci stanno bene. Comunque, come vi dicevo, ho fatto questo nuovo acquisto. Sono due cassettini in realtà, in legno con questo cassetto con questa fantasia sul verde, verde azzurro. E all'interno cosa ho messo? In questo primo cassettino, vi faccio vedere comunque molto velocemente, ci sono degli elastici per i capelli, dei dischetti di cotone e le maschere per il viso, delle maschere, delle creme e la pinzetta per le sopracciglia. Mentre in questo secondo cassettino ci sono altri prodotti sempre di skincare, come ad esempio una crema viso, un'altra crema viso che devo finire, la crema contorno occhi, ci sono dei campioncini, poi ci sono c'è la crema contorno occhi, c'è questo che è un gel per far crescere le ciglia più velocemente. Insomma, comunque tutti i prodotti di skincare, e trovo che organizzati qui stiano molto bene. Adesso mi stavo dimenticando di queste salviettine, che tra l'altro non mi sono piaciute tantissimo, non amo molto struccarmi con le salviettine. Comunque questa è l'ultima, quindi stasera le finirò ufficialmente. Trovo che questa sia una soluzione molto molto comoda per due motivi. Il primo, sicuramente all'estetica è molto più bello da vedere il bagno libero da tante cose, e poi comunque allo stesso tempo è comodo perché si riescono a sfruttare questi cassettini per mettere all'interno prodotti che si utilizzano, come ad esempio capita a me la mattina e la sera, senza averli insomma qui a vista in giro. Poi beh, qui abbiamo sempre il solito dispenser per il sapone e il portaspazzolini, il nostro amatissimo lavabo, e poi da questa parte non ho fatto altro che rimettere il vaso e una candelina di IKEA. Poi la grandissima novità è da questa parte. Alla fine mi sono decisa, dopo tanto tempo, ad acquistare una scaletta decorativa da tenere in bagno. Era da un po' che ci stavo pensando, da parecchi mesi ormai, finché ho trovato questa su West Wing che mi è piaciuta molto. Inizialmente volevo la scala color legno, però per i colori che ci sono nel bagno trovo che questa stia sicuramente meglio. È comunque una classica scaletta in legno bianca opaca. Qui c'è una micro mensolina poco profonda in realtà, dove ho appoggiato questa piantina finta che fa un po' di, insomma, di decorazione, complementa un po' questa scala, perché se no mi sembrava un po' troppo vuota, anche se in realtà è molto minimal. E poi ho aggiunto semplicemente l'asciugamano, che messo così davvero mi piace molto. E dopo la doccia, o comunque quando ci stiamo facendo la doccia, visto che in bagno non abbiamo dei ganci per appendere gli accappatoi, andiamo a fissare semplicemente qui o da questa parte l'accappatoio prima di farci la doccia, ed è molto molto comodo. Mi piace davvero tanto come ci sta. Guardate che bella. Poi subito accanto alla doccia, tra la porta e la doccia, c'è la cesta della biancheria sporca, e qui sotto in realtà ho lasciato gli stessi contenitori che c'erano già prima, che ho preso da Maison du Monde. Sono delle ceste tipo il rattan. Uno l'ho messo qui e uno l'ho messo da questa parte. Vi faccio vedere velocissimamente cosa c'è all'interno. Ad esempio qui c'è una lacca di ste, ho messo tutti i prodotti che utilizzo per struccarmi e il glow tonic che uso sempre dopo essermi struccata.
i dischetti di cotone, ovviamente, il detergente intimo che era lì, però esteticamente non mi piace, quindi l'ho messo qui, all'occorrenza lo prendiamo, i dischetti appunto di cotone per struccarmi, e poi questo che è buonissimo. Cioè, questa profumazione in particolare non mi fa impazzire perché la cannella non mi piace molto personalmente, però questa marca è top, provatela. Sono degli spray per profumare gli ambienti. Questi li utilizzo tantissimo dopo aver pulito per bene casa, mi piace spruzzarli insomma un po' per tutta casa, e di solito appunto li tengo qui in bagno. Questo è quello che stiamo usando in questo periodo che avevo preso per Natale. Mentre da questa parte invece ci sono tutti i profumi di Ste, e sono tutti suoi perché i miei ce li ho nello studio, una spazzola perché alla fine mi sono resa conto che ne avevo qua 3 o 4, ma ne uso sempre soltanto una, e poi dei deodoranti. Poi arriviamo ai cassetti. Allora, qui c'è tutta la nostra scorta di carta igienica. Quando andiamo al supermercato facciamo sempre scorta, e li tengo qui nel cassetto. Poi ho creato una piccola nicchia dove ci sono i guanti, le spugne e qualche salviettina per pulire in velocità il bagno. E qui invece ci sono tutti gli asciugamani di scorta. Mentre in quest'altro cassetto ci sono i vari prodotti. Allora, qui nell'angolino ci sono le piastre e il phon. Qui in questi contenitori azzurri che ho preso da IKEA ci sono da questa parte i prodotti iniziati ma non completati, quindi quelli che voglio terminare. Alcuni sono di Ste, c'è questa crema corpo ad esempio che è mia, che è da una vita, che ho aperta, quindi in questi giorni la vado a terminare. E poi qui accanto invece c'è il rasoio di Ste, ci sono i dischetti di cotone, e poi c'è questo accessorio sempre per il phon. Qui ci sono altre cose di Ste per il rasoio, accessori vari. E in questa cesta più grande, che se notate è della stessa linea di questa, era un set da 3, ho messo tutti i prodotti nuovi, quindi qualcosa per lavarsi i capelli, per il corpo, ci sono delle acque micellari nuove, c'è una lacca, ci sono dei prodotti come ad esempio delle maschere, delle creme corpo, cose da donna, insomma, cose così, comunque tutte cose nuove ancora da aprire, che sono separate da quelle già iniziate. E trovo che così sia organizzato meglio rispetto a prima, perché prima tutti i prodotti, quelli nuovi e quelli aperti, li tenevamo insieme e non si capiva più niente. Ho scelto di togliere, come avete visto, i prodotti per la pulizia che prima erano lì perché mi occupavano davvero tanto spazio. Con questo è tutto, spero che il risultato finale insomma vi piaccia. Io sono molto soddisfatta di come è uscito, trovo che sia molto più ordinato, organizzato meglio per quello che sono riuscita a fare, in quanto comunque avete visto che i cassetti non sono molto grandi, quindi mi sono un po' adattata, però ci piaceva l'idea di un bagno così bello pulito, minimal, quindi d'altronde non si possono avere tutte le cose. Comunque, se questa tipologia di video vi piace, spolliciate, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Un bacione, a presto, ciao!